sapendo, ripeto, che abbiamo ereditato una situazione drammatica, però il sindaco ha fatto la campagna elettorale sull'entusiasmo e l'ottimismo, e questo è anche l'inizio di questo percorso di attività di giunta e di governo della città, e le prospettive sono rose. Lei crede di poter garantire che questi centri socioeducativi non vengano chiusi? Guardi, gliel'ho detto, lo sforzo massimo è quello, ritenendo presente che l'amministrazione uscente non ci ha lasciato un centesimo. Quindi, siccome noi non possiamo fare degli espropri che si facevano in altre stagioni politiche e dobbiamo agire nei termini della legalità, sposteremo tutto quello che è necessario in quella direzione, sapendo però che altri andranno male. Quindi ci sarà un periodo di sacrifici, ma i cittadini napoletani vogliono uscire da questo pantano, e quindi io sono molto fiducioso che ci aspettano periodi assolutamente ottimali. Le realtà difficili saranno tutte salvaguardate, perché il sindaco deve accorciare le distanze, e quindi quel poco che c'è sarà destinato a chi sta in difficoltà e a chi deve essere aiutato. Lavoreremo per sostenere i più deboli e più bisognosi, questo è il messaggio che il neosindaco di Napoli Luigi De Magistris ha voluto lanciare al centro Don Guanella. Parte quindi da Secondigliano la volontà politica di attuare un piano di rientro del debito che il comune di Napoli ha accumulato nei centri socioeducativi semiresidenziali del comune stesso, attraverso un incontro tra i vertici dell'UNEBA e il sindaco De Magistris, assieme anche alla partecipazione dell'assessore alle politiche sociali, che si è impegnato fin dalle prime ore a sostenere fortemente il lavoro svolto da questi centri nel comune di Napoli. C'è stato un primo incontro con i rappresentanti del comune per l'annosa questione dei fondi che finanziano questi convitti e semiconvitti. Qual è stato il risultato e quali saranno poi gli obiettivi che si vorranno raggiungere nel futuro? Per la verità, tanto il sindaco quanto l'assessore all'assistenza, il dottor Sergio D'Angelo, sono stati molto molto solleciti nel riceverci. Specialmente l'assessore D'Angelo ha recepito immediatamente le nostre istanze e ci siamo dati appuntamento nel prossimo futuro nel tentare la soluzione dell'annoso problema legato al mancato pagamento delle rette di mantenimento che ormai si protrae da oltre 28-29 mesi. Per la verità, l'assessore, molto esperto nel settore, già conosceva benissimo quali sono i nostri problemi, ha già preso delle iniziative, ci ha fatto delle promesse, certamente, e lui sta lì da 4-5 giorni, non può far miracoli né lui né il sindaco. Comunque noi puntiamo sulla sua collaborazione, sulla sua apertura e sulla sua fattibilità legata appunto alla sua esperienza. Non disperiamo che l'assessore D'Angelo effettivamente possa risolvere questo problema gravissimo che mette a repentaglio appunto l'esistenza, la vita, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza di oltre 3.000 ragazzi assistiti dal Comune di Napoli. Quale situazione ha trovato qui a Napoli nell'ambito delle politiche sociali che le è stato assegnato come settore? Beh, nell'ambito delle politiche sociali, come per altre politiche in tutta la città ed è sotto gli occhi di tutti, ereditiamo una situazione davvero pesante. Ereditiamo una situazione pesante perché l'amministrazione cittadina della scorsa consiliatura non aveva provveduto né ad approvare il bilancio consuntivo, non ancora nemmeno il previsionale. Adesso stiamo facendo una discussione assai impegnativa. Le risorse economiche sono davvero poche, ma guai se questa nuova amministrazione dovesse tagliare, essere costretta a tagliare risorse ancora alle politiche sociali. Siamo già al di sotto del livello di guardia, non sarà più possibile tagliare un solo euro alle politiche sociali perché in questi anni si sono tagliate già troppe risorse. Il livello di spesa nelle politiche sociali di questa città è al di sotto della metà del livello medio di spesa nazionale, e quindi bisogna al contrario rilanciare il sistema locale di welfare, partendo dalle cose che abbiamo costruito in questi anni, che sono costati tanti sacrifici, soprattutto oltre che agli operatori pubblici anche alle organizzazioni di terzo settore, a quelle associazioni e a quelle imprese sociali che hanno garantito il mantenimento dei servizi
pubblici aperti in questi anni e che hanno fatto anche da banche per l'amministrazione cittadina, che mediamente impiega quasi 3 anni per poter pagarli. E non dovremmo fare tutto da solo, non dovremmo essere lasciati da soli. Il governo nazionale e la regione occorre che tornino seriamente ad investire sulle politiche sociali, ma nel frattempo l'amministrazione cittadina deve autorevolmente ritornare ad esercitare la funzione di responsabile pubblico principale delle politiche sociali di questa città, perché guai se dovessero chiudere queste esperienze garantite da queste organizzazioni sociali, subito dopo chiuderebbero i servizi, e se chiuderanno i servizi verrà meno quel sistema di ammortizzatori sociali che ha impedito in questi anni che l'unico sistema di ammortizzatori sociali che restasse in piedi fosse garantito dalla camorra e dalla criminalità. Questo non può accadere, non possiamo farlo accadere. È previsto un piano di rientro per riabilitare quelle rette di mantenimento che sostenevano gli istituti associati all'UNEBA e che per oltre 27 mesi non sono state erogate. Sono assessore da appena 7 giorni. Più che essermi insediato, sono assediato dai problemi e dalla gente che giustamente attendeva risposte da anni. La politica è stata troppo a lungo in vacanza. Quando si fa la politica senza ascoltare le persone, senza il coinvolgimento dei cittadini, quello che accade è che i cittadini e le persone restino senza politica. Questo è accaduto a Napoli. In 7 giorni tuttavia ci siamo messi al lavoro immediatamente, stiamo definendo un piano urgente che confido di poter realizzare prima della pausa estiva, quindi entro la fine di luglio, che possa permettere attraverso la collaborazione di alcuni istituti bancari di effettuare un'anticipazione di almeno 20 milioni, 25 milioni di euro per tutte quelle organizzazioni che sono davvero oramai a corto anche di ossigeno per poter andare avanti. Questa operazione dovrebbe consentire di ripianare un terzo, forse 2/3 del debito regresso, e lavoreremo in maniera più strutturale per un piano di rientro che possa compiutamente realizzarsi nei successivi 6 mesi. Poi quando disporremo davvero del nostro bilancio, perché le politiche sociali non si fanno solo con le poche risorse economiche che si possono allocare sulle politiche sociali, le politiche sociali sono politiche di bilancio, il bilancio dell'amministrazione cittadina deve essere interamente ristrutturato, soprattutto devono essere ristrutturate le entrate. Un'amministrazione che sconta la difficoltà di avere la più bassa capacità di raccolta delle proprie imposte locali, al di sotto del 50%. Questa è una città dove solo il 50% dei cittadini paga la TARSU, solo il 50% delle multe che vengono elevate riusciamo a riscuoterle. Ecco, mettere mano a questo significa responsabilizzare i cittadini, responsabilizzare l'amministrazione che li rappresenta, disporre delle risorse che insieme ai cittadini bisogna decidere dove indispensabilmente e secondo quale priorità allocarle. Le politiche sociali sono una condizione indispensabile, una precondizione per far partire qualsiasi credibile progetto di sviluppo e di ripresa di questa città, sviluppo sociale, culturale e civile. Se non facciamo questo, tutto il resto diverrà davvero poco probabile. Quindi oltre alle risorse economiche ci vuole anche la volontà politica di porre in essere queste politiche. Ci vuole la volontà politica non della sola amministrazione cittadina, del governo nazionale e della regione. Le politiche sociali non riguardano solo la parte più sfortunata di una comunità, riguardano l'intera collettività, sono le regole stesse dello stare insieme delle persone. Se non ci preoccupiamo degli ultimi, anche i primi vivono male. Una città diventa per questo meno giusta, e diventando meno giusta diventa anche meno sicura. Ecco, le politiche sociali sono anche politiche di sicurezza, le migliori politiche della sicurezza. Clima di totale disponibilità e di apertura e anche di dialogo tra i vertici dell'UNEBA e i rappresentanti del Comune. Qual è stata l'intesa che si è raggiunta e la risposta ai problemi economici degli associati UNEBA? Ma diciamo che è stata riconfermata una disponibilità da parte della nuova amministrazione comunale ad affrontare i problemi che riguardano questo ritardato pagamento di 27 mesi circa,
per quanto riguarda le rette che assistono che permettono di assistere i minori da parte del Comune di Napoli nei confronti degli istituti, e poi da questo punto di vista sul ritardo c'è la disponibilità dell'assessore D'Angelo ad avviare e a continuare le procedure per attivare delle cessioni di credito che consentono di dare un respiro agli istituti che ormai sono esposti in una maniera enorme nei confronti delle banche e quindi non possono andare avanti. Questo per quanto riguarda il passato e su questo vedremo, diciamo, se questa cessione di credito si attuerà e si attuerà in termini piuttosto svelti, rapidi, perché ormai siamo proprio agli sgoccioli. Per quanto riguarda il futuro siamo piuttosto preoccupati, siamo preoccupati perché con il bilancio di previsione si potrebbero avere delle riduzioni in termini di attività che fanno gli istituti. Noi sappiamo che queste strutture aderenti all'UNEBA nella maggioranza sono strutture religiose che consentono di accogliere i minori nelle strutture sia nel periodo scolastico con l'accompagnamento alla scuola, ma sia nel periodo post scolastico. Ancora oggi abbiamo visto ci sono decine e decine di minori che sono accolti qui all'Istituto Don Guanella, e certamente se non ci fosse l'istituto sarebbero in strada, in mezzo ai rifiuti, alla mercé anche di rischi che si corrono stando per strada da parte dei minori. Quindi è un servizio necessario e indispensabile che accompagna circa 2.500 minori di Napoli. Noi ci auguriamo che il sindaco De Magistris nel fare il bilancio di previsione non voglia ridurre queste attività in favore dei minori, né tantomeno le attività di assistenza agli anziani. Anche qui abbiamo circa 700 anziani che sono presenti nelle strutture religiose aderenti all'UNEBA e sono assistiti, e in mancanza andrebbero in strada perché sono anziani con gravi disagi economici. Quindi voglio dire, noi ringraziamo il sindaco De Magistris e l'assessore D'Angelo per essere venuti qui al Don Guanella, una delle tante strutture dell'UNEBA, ma invitiamo sia il sindaco e sia l'assessore, e vorrei aggiungere tutto il Consiglio Comunale, a fare attenzione nel momento in cui si presenta il bilancio comunale, il bilancio di previsione, a far sì che non ci sia una riduzione di queste attività. Le riduzioni, i tagli possono essere fatti su mille altri aspetti di politica sociale, ma non su queste, che sono servizi necessari, indispensabili, che guardano al futuro dei minori di Napoli, a dare ai minori che hanno maggiore rischio di disagio sociale una ulteriore possibilità, un'occasione in più per recuperare una vita normale. Su queste cose la Giunta Comunale, insieme a tutto il Consiglio Comunale, non può assolutamente fare a meno di attenzionarsi su questi problemi. Su questo si gioca la partita per il futuro, su questo si gioca la partita delle politiche sociali. Perciò l'invito, l'appello che faccio al sindaco Luigi De Magistris, all'assessore Sergio D'Angelo, all'intero Consiglio Comunale, al nuovo Presidente che si sta insediando, al nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il professore Pasquino,
noi facciamo appello a tutte le forze politiche, perché al di là degli schieramenti noi qui parliamo di assistere ai minori e agli anziani. Su questo non si può giocare, non si possono avere posizioni di parte, settarie. Dobbiamo essere tutti uniti, perché su questo si gioca una partita per riprendere un cammino, per riprendere un percorso che porti Napoli veramente fuori dalle emergenze.